Poracci, finalmente abbiamo sbloccato la situazione. E no, il gioco non era Vegas Gangster. Guardate che Google Lens ogni tanto prende delle cantonate assurde. L'unico ad aver azzeccato il titolo è Eddie Bitpain, che ci farà sapere nei commenti come ha scoperto l'originalissimo titolo di Auto Theft Gangster, originale al 100%. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. He had to come up north to find some more. Signor Gabriel Navarro. Challenging him. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format italiano di videogiochi dove si parla di videogiochi. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, proprio come quella di ieri e probabilmente proprio come quella di domani. Prima di iniziare sapete cosa fare, mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche, importantissimo, e soprattutto seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da una notizia dell'ultima ora, proprio per farvi capire quanto sono in ritardo. Logitech ha appena annunciato ufficialmente il G Cloud Handheld. Si tratta di un nuovo rivale di Switch? Sì e no, perché si tratta di una console portatile, ma in realtà è un hardware pensato principalmente per il cloud gaming. Sviluppato insieme a Tencent, il G Cloud è un device che supporta numerose app per il gioco in remoto, sia in cloud, sia per lo streaming in locale tramite le app Xbox e Steam Link. Tra i punti di forza ci sono sicuramente la facilità di utilizzo, la console è basata su Android, e anche la capienza della batteria, con una durata stimata oltre le 12 ore. Però, sarò sincero, mi sarei aspettato un altro prezzo. G Cloud uscirà il prossimo 17 ottobre e chi la prenderà potrà pagarla solo $299, mentre il prezzo reale si assesterà sui $350. A conti fatti, siamo esattamente in pari con il prezzo di una Switch. Cosa ne pensate di questo G Cloud? A proposito di nuovi hardware, Sony continua col teasing della nuova generazione di VR e questa volta è il turno di un video che mostra tutte le funzionalità avanzate di questa PSVR 2. Rimane valido il discorso che abbiamo fatto l'altra volta. Tutto molto interessante, la tecnologia sembra sbalorditiva, ma quanto verrà a costare tutto questo ben di Dio? Parliamo anche di giochi. Sappiamo che ottobre e novembre saranno mesi ricchissimi di uscite, forse anche troppo, e tra i nomi che probabilmente passeranno in sordina, nonostante si sia generato un discreto hype nel corso degli anni intorno al progetto, c'è, a mio avviso, Scorn, un FPS che si ispira palesemente alle opere di Gaia, un'opera che sembra una rivisitazione dei canoni horror nati con la serie di Alien. Oggi sono stati condivisi 8 minuti di gameplay a cui sono seguite numerose anteprime della stampa specializzata. Il prologo mette in scena un adventure in prima persona con stile da vendere, ma non sono sicuro sia abbastanza per confezionare un gioco interessante. Il gameplay sembra proprio ridotto all'osso. A voi che impressione ha fatto? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e direi che è giunto il momento di fermarci un attimo e discutere del successo di Splatoon 3, un fattore che non può più essere ignorato. A quasi 2 settimane di distanza dal lancio globale del titolo possiamo avere un'idea molto chiara di come Splatoon è stato recepito dal pubblico e, devo ammetterlo, non mi sarei mai aspettato risultati così impressionanti. Mentre mancano ancora dati relativi al suolo nordamericano, sappiamo già che il titolo, per 2 settimane consecutive, ha raggiunto la cima delle classifiche, sia nel Regno Unito sia in Giappone. È però in madrepatria che il gioco ha ottenuto un risultato incredibile, 3.450.000 unità vendute in soli 3 giorni di commercializzazione. Un successo sotto ogni fronte. Il terzo episodio è il capitolo più venduto della saga. Pensate che il primo episodio in totale ha venduto poco meno di 5 milioni di unità, un numero che Splatoon 3 probabilmente ha già polverizzato. Ma questo lo rende anche il più grande debutto di sempre in Giappone. Nessun altro gioco è riuscito a vendere così tanto in così poco tempo. Dimenticatevi un fenomeno come Animal Crossing nel 2020 o serie culto come Pokémon, Final Fantasy e Dragon Quest. No, Splatoon al momento è il brand più di successo di Nintendo, una serie che a soli 7-8 anni dal suo debutto è già entrata nell'Olimpo delle grandi IP dell'azienda e che, pur non avendo la stessa eredità di uno Zelda o di un Mario, non ha nulla da invidiare a questi mostri sacri del settore. Certo, la diffusione capillare di Switch sul suolo nipponico aiuta parecchio,
ma con dei record del genere e le azioni di Nintendo che schizzano alle stelle, visto che qualche tempo fa mi chiedevo che senso ha uno Splatoon 3, beh, direi che i dati ci danno la risposta. Ci troviamo di fronte a un centro pieno, anzi forse al gioco più importante rilasciato su Switch negli ultimi anni, che fa espandere l'influenza di Nintendo in un settore dove storicamente non ha mai attecchito. Con un seguito che poi, tutto sommato, non stravolge di certo il cuore della serie, anzi. E chissà a questo punto, da qui in avanti, come potrà evolvere la serie di Splatoon. Voi cosa ne pensate? Poracci, oggi niente rumor su Switch Pro, ma state tranquilli perché domani non ve li toglie nessuno, promesso. Piuttosto, sapete che si torna a parlare di un nuovo modello di PlayStation 5? Questa volta però le indiscrezioni sono affascinanti. I rumor arrivano dal portale Insider Gaming, dove il giornalista Tom Henderson sarebbe entrato in contatto con delle fonti vicine a Sony che avrebbero condiviso anonimamente queste informazioni. Abbiamo visto che in questi 2 anni Sony ha lavorato attivamente per ridurre i costi di produzione di PlayStation 5, proponendone ben 2 revisioni invisibili, che dal canto loro hanno esclusivamente cambiato le componentistiche interne, riducendo il peso complessivo della piattaforma. A noi utenti non è cambiato nulla. Secondo gli insider, Sony avrebbe però intenzione di immettere un nuovo modello indicato dalla lettera D, che andrebbe a sostituire definitivamente i 3 precedenti, indicati con le lettere A, B e C. Questa quarta PlayStation 5 dovrebbe arrivare verso settembre dell'anno prossimo, stavolta proponendo però una novità radicale. Si tratterà infatti di un modello sprovvisto di lettore ottico, ma che volendo sarà venduta in bundle con un lettore Blu-ray rimovibile da collegare tramite la porta USB-C posta sul retro della console. L'idea è quella di unificare così il processo produttivo, eliminando la differenza tra i 2 modelli attualmente esistenti, e proporre una PS5 Slim dal design potenzialmente riscritto da zero, una forma molto più in linea con il modello Only Digital, ma che comunque, sempre a detta degli insider, sarà in grado di integrare in modo convincente la presenza del lettore esterno, a differenza del modello base di oggi. Come soluzione sembra molto interessante, anche se bisognerà capire se noi consumatori ci andremo a rimettere. Da una parte è ottimo che sia garantita l'esistenza del supporto fisico e quindi del mercato dell'usato, ma chissà quanto potrà venire a costare la combo console più lettore esterno. Però devo ammettere che come soluzione mi sembra geniale. Un'idea potenzialmente comoda sia per i produttori che per i consumatori. Non trovate? E chiudiamo parlando di Persona 5 Royal, perché sono stati da poco aperti pre-order per questa attesissima riedizione in uscita il prossimo 21 ottobre, ma c'è qualcosa che non torna. E mi dispiace dirlo, ma con i prezzi non ci siamo proprio. Quando sono andato sulla pagina prodotto Amazon, la prima cosa che ho pensato è stata: ecco, ci risiamo, il full price su Switch. Ancora una volta paghiamo la tassa portabilità senza un reale motivo. In realtà la situazione è ben più grave di così, perché Atlus ha deciso di riproporre Persona 5 Royal a prezzo pieno su tutte le piattaforme. Mentre il titolo su PS4, che può essere giocato su PS5 tramite retrocompatibilità, viene ormai svenduto da anni ed è ancora facile da reperire a prezzi scontati, la versione next gen non sarà retrocompatibile e non sarà previsto nessun piano di upgrade, gratuito o no, tra la versione PS4 e PS5 di Royal. Quindi se vorrete beneficiare delle nuove feature come i 60 fps dovrete ricomprare il gioco di nuovo, e non sono neanche sicuro al 100% sarà possibile trasferire i propri dati di salvataggio dalla versione old gen a quella next gen. Anche su Xbox il titolo sarà venduto a prezzo pieno, ma in questo caso arriva la salvezza del Game Pass, che includerà Persona 5 Royal al day one. E va bene tutto, ma se i prezzi sono questi, la scelta del pass sembra praticamente obbligata. Non so, mi sembra veramente un comportamento poco rispettoso verso tutti quegli utenti che hanno richiesto per anni un titolo blindato su PS4, e allo stesso tempo anche una grande mancanza di rispetto verso chi lo ha già acquistato su piattaforme Sony. Voi poracci cosa farete? Comprerete Persona 5 su qualche piattaforma oppure andrete comodamente di Game Pass? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Splat, Michele Slim, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, tante emozioni e basta. E basta. Da, 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 da.